dimentichiamoci da dove siamo partiti soprattutto, e non dimentichiamo che a 3-4 giorni alla fine stiamo lì con la paura di dover andare a fare un play-out oppure di giocarci magari la salvezza all'ultima partita. Il periodo iniziale è stato il periodo, anche se sono arrivate 3 vittorie, ma era stato il periodo di conoscenza, una mentalità totalmente diversa dalla mia, quindi una gestione un po' così diversa, non migliore né peggiore, ma è quindi la fatica a dover portare dei concetti abbastanza così, diversi, e quindi per farti credere è difficile in questo mondo. Devo ringraziare la società, il presidente in particolar modo, perché mi sono stati molto vicini, e il direttore generale. Mi sono stati molto vicini perché comunque era difficile riuscire a sposare un progetto con me, perché comunque sono stato esigente su tante cose, e devo ringraziarli perché mi sono venuti dietro. La cosa più difficile, quello che ho detto all'inizio, era proprio creare questa mentalità, che vuol dire che noi, io ho sempre parlato del noi e mai dell'io, nel senso che noi dovevamo creare un clima dove i giocatori al centro del progetto, il giocatore si deve sentire protagonista. Quindi io capisco i disappunti, capisco, cioè, ma ci mancherebbe altro che alla mia età non si capiscono queste cose. Però, voglio dire, però abbiamo bisogno, i ragazzi hanno bisogno di sostegno, di calore, e quindi in casa questo qualche volta. Proprio dici che questa è casa nostra, qui dobbiamo vincere per forza, cioè gli avversari quando arrivano hanno timore, cioè, ecco, non si avvertiva molto. È normale che ci sono degli obiettivi, e parliamo ecco, dell'osservazione, della conoscenza della categoria, oppure della categoria superiore, cioè, vuol dire, i calciatori, bisogna vedere che calciatori vogliamo prendere, che struttura societaria organizzativa, ovviamente dalla società, parlo proprio dell'organizzazione societaria, quindi dal magazziniere che sono, al direttore, quello che è la società, che cosa vuole fare, quali sono gli obiettivi, e in relazione a questi si devono prendere dei calciatori. E se noi vogliamo avere un obiettivo, che credo che sia giusto coltivare un obiettivo che sia una posizione migliore di quella di quest'anno, perché altrimenti, e quindi non può Quindi essere provare soltanto. a puntare ai Ok, playoff. se si vuole puntare a fare dei playoff, ma dei playoff da protagonisti, perché fare i playoff dopo una settimana stare a casa, come è successo ad altre squadre, Sì, e questo sposta di molto le cose, non voglio dire, allora si prova a fare dei playoff con una squadra. Se si vuole provare a fare i playoff con un'altra squadra, bisogna fare delle scelte in relazione a quello che dobbiamo fare, ma queste scelte vengono fatte soltanto se si conosce la materia dei calciatori, e non. E quindi senza mezzi termini, voglio dire, dobbiamo prendere dei calciatori e funzionare a questo progetto. Il mio sogno è fare una categoria superiore a quella che faccio adesso. Il mio sogno, quindi tutti quanti noi abbiamo un sogno nel cassetto, no? E quindi, voglio dire, è il miglioramento, no? E il miglioramento può essere progressivo, può essere, non lo so, però è il miglioramento, quindi il genere umano vuole migliorarsi, tutti quanti vogliamo migliorarsi, io credo che sia giusto, e sia, però bisogna avere anche poi la capacità e la competenza per poterlo fare. Io ho già staccato abbastanza, voglio dire, quindi Ah, già sei. vedo l'ora di iniziare a lavorare il prossimo anno e di strutturare, di contribuire a strutturare dal punto di vista tecnico, logicamente.